Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati! Oggi ci troviamo a Feltre per parlare di una bellissima iniziativa di empowerment territoriale che parte dal basso. Fra circa una sessantina di giorni partirà qui a Feltre la grande apertura del Jazz It Fest, un evento sociale non solo che si svolgerà all'interno di queste bellissime strade, di queste bellissime piazze della cittadina di Feltre. 23, 24 e 25 di giugno, quarto weekend del mese, mi raccomando, segnatevelo nel calendario perché proprio non potete mancare. A fare da contorno a questa interessantissima iniziativa c'è l'orgoglio per lo strepitoso lavoro che si sta compiendo all'interno della comunità locale, anche attraverso un gruppo di lavoro formato da donatori, cittadini della città di Feltre appunto, e da tantissimi giovani volontari. Per non parlare del brio, della frizzantezza, dell'eccitazione che si respirano proprio all'interno della cittadina di Feltre, per i più di 300 musicisti che confluiranno dalle più diverse parti del mondo proprio qui a Feltre, accompagnati da tantissimi videomaker, attori, autori, creativi, artisti, chi più ne ha più ne metta, per un totale di più di 120 manifestazioni, pensate un po', giornaliere, a scelta per il pubblico Jazz It tra musica live, itinerari di turismo culturale, workshop, mostre, ma anche tantissimi seminari e convegni. L'idea di fondo che alimenta e tiene vivo lo spirito Jazz It Fest è il concetto che arte, cultura e creatività siano ottimi strumenti di accensione fisica, e la cittadina di Feltre ha aderito straordinariamente a questa chiamata. Già più di 200 famiglie del territorio feltrino si sono dette infatti disponibili a spalancare le porte agli artisti che trasformeranno le mura delle quali saranno ospiti in bellissimi lab creativi. Da set fotografico la vostra casa potrebbe diventare uno studio discografico da non fare invidia proprio a nessuno. Per non parlare dell'infinità di negozi, di bar, di trattorie che diventeranno, grazie alla loro adesione, luogo di sharing creativo ed artistico. Ma andiamo ora a conoscere i protagonisti che formano il background, che proprio oggi si sono incontrati per organizzare al meglio questo evento. Ed eccoci qui proprio in compagnia di due giovanissime volontarie. Abbiamo Melissa e Giulia. Melissa, vuoi raccontarmi un pochettino la tua esperienza circa il volontariato per il Jazz It Fest? Sì, allora io ho deciso di diventare volontaria di Jazz It Fest perché sì, fin da quando sono piccola sono appassionata di musica. Appena ho saputo che Feltre avrebbe ospitato questo evento ho deciso di darmi da fare e quindi mi sto occupando del reclutamento dei volontari per coinvolgere gli altri giovani e far sapere alle persone cos'è il Jazz It. Ti faccio una proposta, dato che siamo davanti alla telecamera di Valdo TV, vuoi invitare il nostro pubblico ad aderire a questa bellissima iniziativa come volontario? Sì, tutti possono partecipare come volontari e dare la propria disponibilità in base agli impegni, e sia nella promozione sia nei giorni di festival, per l'allestimento dei palchi, l'accoglienza dei turisti, dare informazioni sulla città di Feltre e su tutte le attività, i concerti, registrazioni, photoshooting. Parliamo ora invece con Giulia della residenza creativa, perché io ho sentito che tu ospiterai qualche artista all'interno della tua casa, quindi raccontaci un po' di più perché siamo proprio curiosi. Sì, allora io ospiterò uno o due artisti a casa mia e appunto metteremo a disposizione una camera nella quale appunto gli artisti potranno risiedere durante i giorni del festival, quindi tra il 23 e il 25 giugno,
E come ha aderito la tua famiglia a questa proposta che naturalmente sarà arrivata da parte tua? Sì, allora, noi siamo una famiglia di musicisti, insomma, a tutti noi piace tanto la musica e sia io che mio fratello suoniamo uno strumento, anche mio papà. E quindi insomma anche questa opportunità di accogliere degli artisti, quindi conoscere anche nuove realtà musicali, diciamo, è per noi insomma un piacere, quindi insomma così. Andrea, ci vuoi raccontare un pochettino della tua esperienza volontaria? Cosa fai, di cosa ti occupi, se ti piace, se non ti piace, ma a sto punto non lo faresti, vero? Allora, io mi occupo della banca, mi occupo delle donazioni, praticamente il crowdfunding che stiamo seguendo col Jesit. E l'abbiamo iniziato appena Luciano è arrivato qui a Feltre, quindi da febbraio. Ormai tutti i bar e i negozianti sono dentro questo sistema, ci stanno sostenendo, ma anche le persone private sono venute particolarmente a chiedere come possiamo aiutarti, come possiamo fare. La cosa è molto semplice, basta girare per i bar, fare una donazione, basta contattarci, i nostri contatti ci sono ovunque, ci sono le locandine, ormai Feltre ha cominciato a conoscerci, ci conosce sempre di più, e quindi faccio un invito a tutti, insomma, se vi piace, se vi ispira, se volete partecipare in qualsiasi modo, non solo con le donazioni, ma anche fare volontariato come sto facendo anch'io alla fine, e contattateci, venite dentro, è un'organizzazione che si basa sulla musica, ma non solo, penso le mie colleghe abbiano parlato un po' di tutto quello che riguarda il Jesit. Quindi se volete, veramente, vi accogliamo a braccia aperte. La cosa che più di tutte ti piace di questo Jesit Fest? La cosa che più mi piace è che coinvolge musicisti di tutto il mondo. Siamo in compagnia di Luca, titolare dell'antica osteria Mezzaterra, che proprio nelle giornate del Jesit Fest si trasformerà in un jazz club. Wow! Ciao! Cosa si tratta questo jazz club? Beh, facciamo parte di un gruppo di locali che in quei tre giorni del Jesit ospiteranno, oltre a fuori, anche all'interno del locale, ospiteranno dei musicisti e degli artisti. Hai idea di che artisti, musicisti avrai qui per invitare anche, non lo so, le persone? No, in verità sarà una sorpresa anche per noi, perché... Proprio fino all'ultimo? Sì, c'è quest'area di mistero che aleggia nei jazz club, e quindi non sappiamo in verità chi verrà a suonare, però sappiamo che verranno. In questi tre giorni di festa proporrete qualcosa di particolare? Ci vuoi dare qualche anticipazione dei vostri programmi come Osteria Mezzaterra? Ma abbiamo delle sorprese in serbo, però lascio anch'io quest'area di mistero. Venite e scoprirete di cosa si tratta. Siamo in compagnia di Riccardo, Ricky per gli amici, del Banda Larga di Feltre. Riccardo, cosa lascia questo Jesit Fest ad una cittadina piena di moto, di movimento, di bellissimi locali come il tuo qui a Feltre? Beh, io penso che comunque questo Jesit, come ti dicevo anche prima, secondo me arriva proprio a fagiolo in questo periodo qua, perché c'è anche questa voglia di prendere un po' a calci questa crisi, come ti dicevo. Quindi anche ho visto, anche soprattutto anche con i nuovi ragazzi, con le nuove gestioni, c'è questa voglia proprio di crescere e di credere in questa città. E ho visto tutti questi ragazzi, anche dai miei colleghi dell'Osteria Mezzaterra, ma anche da Piero Ostia, Tode, Carlos, sono tutti molto carichi, quindi c'è voglia veramente di dare un impulso a questa cosa. Io credo che questo Jesit lascerà parecchio a Feltre. Quindi anche una sorta di rete comunitaria informale, una sorta di crescita dal basso, e che aiuterà anche voi locali proprio a conoscervi meglio, a dare ad avere anche delle nuove prospettive per nuovi eventi futuri? Ma ti dirò, guarda, il Banda nasce come un posto dedicato alla musica live, soprattutto anche alla musica d'autore. È sempre stato, quindi per noi è stato come sfondare non una porta ma un portone aperto. Quindi noi siamo stati sempre molto molto attenti, soprattutto da parte di Mattia e di Gabriele, che sono i due titolari del locale, che sono molto attenti a queste cose, sono due rock star, diciamo, nel nostro ambiente, quindi sono molto più... Io e Didier siamo un po'
il motore, diciamo, loro sono le rockstar. E un'ultima domanda, cosa ne pensi proprio della cittadina di Feltre come luogo all'interno della quale si svolgerà, cioè ti chiedo la tua opinione, se come la trovi la cittadina di Feltre, bella, giusta per un evento di questo genere? Sì, guarda, io ho girato abbastanza locali, anzi molti locali, ho portato molto locali, ho girato dappertutto, ho avuto anche abbastanza esperienze. Feltre onestamente merita e merita tanto, perché credo che posti, angoli particolari come può regalare questo posto non ne trovi tanto in giro. Che eventi particolari potremmo trovare qui al Banda Larga? Beh, noi siamo un po' conosciuti un po' per la birra artigianale, siamo un po' dei pazzi squinternati su questa cosa, nel senso che giriamo un po' dappertutto. Io stesso vado in Repubblica Ceca a comprare la birra, a portare la birra per questi ragazzi. E ti dico, ha preso molto bene questa cosa. E per il Jazz It abbiamo in programma delle birre artigianali di birrifici particolari della Repubblica Ceca. Siamo in compagnia di Paolo Grando, titolare dell'Enoteca Contemporanea. Mi piace questo termine, contemporaneo, come il Jazz It Festival. Assolutamente contemporaneo, prima di tutto perché è una cosa nuova. Una cosa nuova che viene presa nella maniera giusta, quindi nella maniera contemporanea. Contemporaneo è l'unione dei gestori, l'unione delle persone che lo organizzano, l'unione di tutti quelli che ne partecipano, quindi siamo in un festival contemporaneo. Tutti gli effetti. Tutti gli effetti. Ti volevo chiedere, nel tuo locale cosa proporrai nelle giornate di festival? Nelle giornate di festival sarò sempre me stesso, comunque sarà sempre Enoteca Contemporanea come per tutto l'anno. Ovviamente con l'entusiasmo in più di avere la musica, di avere le persone, le tante persone che poi affluiranno per questo grande evento e le persone che verranno a conoscere la città, a conoscere il festival, a conoscere Enoteca Contemporanea e a conoscere tutto quello che si sta facendo per questo festival. Quindi l'entusiasmo che si metterà nell'organizzare, nel portare qualsiasi tipo di cosa per ogni locale. E comunque per me la costanza è quella fondamentale. Jazz It Festival riesce ancora di più a unirci per creare una Feltre bellissima, che è già bellissima, ma appunto io so che tu sei molto attento al proprio Feltre come territorio da scoprire e come territorio da valorizzare, quindi ti volevo chiedere proprio la tua impressione sul ruolo del Jazz It Festival per l'intera cittadina, non solo per chi come te ha un locale, ma proprio anche a livello del cittadino, che consapevolezza dà Jazz It? Beh, il Jazz It Festival è praticamente un movimento che fa credere finalmente alle persone che unendosi si può arrivare da qualche parte, quindi questa è la chiave fondamentale che spero che tutti capiscano, e che senza l'unione non si fa la forza. Fondamentale è quello che stanno facendo loro, e spero che sia la molla che scateni la volontà di tutti a continuare così. Te prima mi hai chiesto cosa farò in più per il Jazz It. Assolutamente niente in più, farò quello che faccio tutti i giorni, mettere amore, mettere entusiasmo e cercare di coinvolgere il più gente possibile sull'entusiasmo che porto nel mio lavoro. Questo si abbraccia tutta la città, e quindi ancora meglio. Bisogna che qualcuno stimoli per arrivare a questo abbraccio generale e che unisce tutti quanti in uno scopo comune, quello di portare gente, quello di far divertire la gente, quindi dell'accoglienza, e quello di vedere una Feltre chiaramente viva, ma deve essere viva anche per tutto il resto dell'anno, non solo col Jazz It, ma questo speriamo che sia l'evento che porti questo stimolo mentale alle persone di lavorare in questa maniera, e questa è la filosofia giusta al giorno d'oggi per andare avanti, insomma. La costruzione di reti comunitarie che non solo durante le giornate di festa, ma proprio nell'organizzazione continua di una città da scoprire come la cittadina di Feltre. Siamo qui in compagnia di Carlos, gestore dell'osteria Piero Ostia. Allora Carlos, cosa ne pensi di questo Jazz It Fest? Allora, per Feltre sarà un bel evento, perché ci porterà un po' di cultura,
un po' di animo anche per il discorso unione tra commercianti, che lavorando insieme ci si aiuta e si cresce. Ho sentito tanti tuoi colleghi che mi hanno appunto parlato della creazione di questa bellissima rete tra di voi commercianti. Cosa ne pensi? Riuscirete a portare avanti anche dopo il Jazz It Fest questa bella iniziativa proprio che parte da voi, dal basso? Sarà un'impresa, perché siamo una bella rete e anche varia come età, quindi cambiano tanti pensieri, il modo di vedere il commercio, il modo di lavorare, però spero che ci sia un bel aiuto tra chi ha di più e chi ne ha meno esperienza. Quindi le prospettive sono rosee? Beh, io almeno aspetto una collaborazione generale sia tra i cittadini che tra i commercianti, e che in un futuro ci sia più facile lavorare insieme, perché il gruppo ha sempre fatto vincere chiunque. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, quello è il motto che dobbiamo imparare e portare avanti. Siamo in compagnia di Fiammetta, che è la principale esponente rappresentante di Luciano Vanni, l'organizzatore del Jazz It Fest. Questa quinta edizione ti sta impegnando tantissimo, ti vedo super entusiasta e quindi io ti voglio chiedere di condividere con noi la tua esperienza. Come sei arrivata a sapere di questo Jazz It Fest? Come hai deciso poi di mobilitarti? Allora, ho saputo di Jazz It Fest attraverso un amico. Io frequento la scuola musicale qui a Feltre, Unisono Jazz Club, e Nicolò, che è il direttore della scuola, conosceva Luciano Vanni. E questo Luciano Vanni ha deciso di organizzare a Feltre la quinta edizione di Jazz It Fest. E quindi io sono stata coinvolta personalmente da Nicolò a partecipare al primo incontro che Luciano ha organizzato qui a Feltre, che si è tenuto a novembre dell'anno scorso. E io sono stata, diciamo, ammaliata da Luciano, da questa sua innovativa idea di festival, perché bisogna togliersi dalla testa il canonico festival, quindi il palco grande con striscioni di sponsor, e quando è finito il concerto tutti, diciamo, dopo l'applauso se ne vanno. Invece si tratta di 3 giorni intensi dove ci sarà, oltre alla musica, proprio l'arte protagonista a Feltre, e quindi io sono rimasta molto colpita da questa proprio idea innovativa del festival. Ti faccio una domanda citandoti una parola: Movimento Civitates. Allora, il Movimento Civitates è appunto un movimento che si lega poi anche all'accensione civica, e cioè Civitates nasce nel 2012 ed è proprio questo movimento che porta poi anche alla realizzazione del Jazz It Fest. L'ideatore e promotore del Movimento Civitates è Luciano Vanni, e lui è partito dall'idea di coinvolgere i cittadini delle diverse città in cui si svolgerà poi l'evento a partecipare attivamente all'organizzazione del festival. Quindi non c'è un team, per così dire, prestabilito che organizzerà questo festival, bensì sono i cittadini che si adoperano per organizzare, per coinvolgere anche, oltre ad altri cittadini del paese, anche turisti o comunque amici che possano poi venire coinvolti in questo festival. Quindi, Fiammetta, ci sarà la creazione di reti informali proprio tra i cittadini, tra i negozianti, tra i ristoratori, che sarà qualcosa che non si fermerà ai 3 giorni di festival, ma che rimarrà proprio come imprinting sociale per lo sviluppo del territorio. Esatto, bisogna proprio pensare che Jazz It Fest farà sì che Feltre si renderà conto di che cosa può fare partendo proprio da noi cittadini, che non abbiamo nessuna esperienza a livello organizzativo di eventi, e quindi dopo un festival di questo tipo secondo me le persone si renderanno proprio conto che anche in un paese come Feltre, piccolino come Feltre, si potrà creare
un evento proprio quasi a livello internazionale. Quindi Fiammetta, io ti ringrazio per la tua testimonianza. Vogliamo chiudere il servizio invitando tutti? Quando? Allora? Allora, il festival si svolgerà tra il 23 e il 25 giugno 2017, sono un venerdì, un sabato e una domenica. Io invito tutti a venire qui a godersi Feltre nell'atmosfera che la musica darà a Feltre e all'atmosfera che il Jazz It Fest creerà.